Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. E infine è giunto l'ennesimo DPCM con il quale viene data sepoltura definitiva alla Costituzione italiana e financo al regno dei diritti e delle libertà. Intanto ancora una volta un DPCM, forma che come sappiamo è ben contemplata dalla nostra Costituzione, la quale tuttavia non prevede, salvo errore, che si governi ormai da 2 anni ininterrottamente a colpi di DPCM. L'euroinomane di Bruxelles, Mario Draghi, colui il quale ha commissariato l'Italia per conto degli oligarchi del capitale, delle brume di Bruxelles, ha firmato il DPCM. DPCM con il quale si dà una ulteriore stretta, tanto per cambiare, sulle misure che vanno a ledere le libertà già messe a dura prova di quanti ancora resistano e non abbiano assunto l'infame tessera verde della discriminazione, della vergogna, del controllo biopolitico totale e totalitario e dulcis in fundo delle libertà autorizzate per gentile concessione dal potere e mediate dall'apparire della spunta verde con QR code. Il nuovo DPCM dà una stretta decisiva. Ancora una volta vengono limitate le libertà e i diritti. Ancora una volta assistiamo a un vero e proprio accanimento che non è affatto di tipo terapeutico, essendo invece apertamente repressivo e autoritario. L'obiettivo in fondo è uno solo: colpire senza pietà coloro i quali hanno come unica colpa quella di non essersi ancora piegati al nuovo leviatano tecnosanitario. Coloro i quali, in fondo, resistendo come novelli partigiani della libertà, ancora non hanno assunto l'infame tessera verde del partito del grande reset. Coloro i quali, con il semplice fatto di non aver assunto l'infame tessera verde, testimoniano con la schiena dritta in piedi tra le rovine del fatto che non tutto è perduto, che vi è ancora chi ha il coraggio di dire quel no che si esprime nell'immediatezza della semirotazione del capo e che poi il modo originario in cui si esprime la critica stessa come capacità di dissentire, di dire di no rispetto a un ordine che si pretende giusto, definitivo, non negoziabile e che invece merita di essere criticato in nome di ulteriorità nobilitanti, in nome di desideri di migliori libertà. Curioso che il cosiddetto governo dei migliori, mai formula fu più orwelliana, decida ancora una volta di limitare libertà che vengono appellate senza pudore come inessenziali. Badate anche solo alla violenza di un potere che pretenda di dire cosa è essenziale e cosa non lo è per la vita di un cittadino. La democrazia dovrebbe essere propriamente quella forma di governo in cui è il cittadino stesso a decidere cosa è essenziale e cosa non lo è per la sua vita. Qui invece siamo al cospetto di un potere dispotico e distopico che dall'alto decide per i cittadini cosa sia essenziale e cosa no. D'ora in avanti i cittadini, per decisione del governo dei cosiddetti migliori, non potranno nemmeno più accedere alle librerie. Sì, perché il governo dei migliori reputa evidentemente non essenziale la cultura, la lettura, la formazione, ed ecco dunque che occorre l'infame tessera verde per accedere alle università, alle biblioteche e ora anche alle librerie. Insomma, una situazione davvero insostenibile, che appare ogni giorno più intollerabile e della quale un giorno la storia chiederà conto a ciascuno, non solo agli aguzzini che in maniera indegna stanno portando avanti questo compito al quale verrà legato per sempre il loro nome, ma anche chiederà conto la storia a ciascuno di noi per come si è posizionato, per come ha agito, per come ha accettato o non accettato l'infamia del presente che stiamo vivendo. Ebbene, è tempo della decisione. Ciascuno di noi deve scegliere da che parte stare, se accettare tutto e quindi veder perduta per sempre la libertà, o se resistere in nome della Costituzione, dei diritti e di una dignità che ogni giorno viene calpestata in nome, pensate un po', del diritto alla salute, nobile nome che oggi l'abbiamo capito è solo l'alibi per giustificare una riorganizzazione autoritaria e disciplinare della società che è divenuta già da tempo società di controllo totale e totalitario. Radioattività con Diego Fusaro.